Idee e progetti per Roma e per l'Italia è il sottotitolo di Diurna, la 3 giorni di dibattiti e tavoli tematici che si è tenuta allo snodo Mandrione. Durante l'incontro Roma, uno sguardo sul futuro, il sindaco Roberto Gualtieri ha risposto alle domande della vice direttrice di ADN Cronos Cristiana De Ledda e del direttore di Canale10.it Giulio Mancini, soffermandosi in particolare sui temi dell'emergenza abitativa e del trasporto pubblico. Nessuno può pensare che lo status quo sia un'opzione. Non è che siccome è difficile ricollocare le persone, trovare le case, avere gli spazi, allora noi dobbiamo rassegnarci che questa è una città in cui ci siano le persone che vivono nei luoghi più insalubri, insicuri e diciamo inidonei, come quelli dove noi vediamo accampamenti, tendopoli. Non è che noi possiamo, non è che l'alternativa è lasciare tutto com'è o seguire la linea delle ruspe. Noi, siccome siamo un'amministrazione progressista, noi cerchiamo una terza soluzione, che è quella di costruire percorsi naturalmente di riqualificazione della città, di riqualificazione dei luoghi, di tutela dei monumenti, di apertura di piazze, di spazi pubblici, di restituire il Tevere ai cittadini e non lasciare un luogo protetto dai enormi bastioni costruiti dai piemontesi in cui non ci si può andare perché c'è di tutto. No, noi vogliamo naturalmente restituire alla fruizione i luoghi e gli spazi, ma noi vogliamo costruire una politica della casa, dell'inclusione e dell'accoglienza. La nostra città è una città che abbiamo trovato in una condizione del trasporto pubblico devastante. Diciamo, ATAC in concordato, nessun investimento di manutenzione che veniva realizzato da 15-20 anni, le metro che dovevano chiudere, i binari andati, una situazione da far accaponare la pelle. Noi stiamo rimettendo in piedi il trasporto pubblico con una quantità di investimenti senza precedenti. Siamo nella fase più dura perché siamo nella fase del completamento della manutenzione. La manutenzione paradossalmente ti costringe a chiudere, perché se manutieni devi chiudere, quindi chiudi la metro perché scambi i binari, chiudi i tram perché sta facendo il deposito che ti consenta i nuovi tram più belli, più grandi di circolare e tutto questo. Quindi siamo, poi ci sono pure i cantieri, quindi è un momento difficile, noi lo sappiamo, ma è un momento, una tappa necessaria di un processo di trasformazione.